Prima di tutto un saluto dalla Spagna, da Madrid, a tutti voi e ai compagni italiani, ma oggi, questa sera, specialmente al compagno greco, a Christos, a Syriza. Noi sappiamo delle trattative, in Europa direttamente dai nostri compagni di Podemos che sono lì a Bruxelles, e sappiamo delle durissime trattative, sappiamo del terribile ostaggio che vi stanno facendo e siamo a fianco a voi. Come si dice qua, e so che si dice anche in Grecia, Syriza Podemos, venceremos. Noi staremo di fianco sempre, capiti quel che capiti, per darvi sostegno e per darvi tutta la nostra solidarietà. Io sono Rita Maestre, sono di Podemos, della Direzione Nazionale di Podemos, e sono anche ora membro del governo di Madrid. Ancora rido quando lo dico, perché una settimana fa era una cosa incredibile. Sono la portavoce del governo di Madrid. Sono, come dicevo, di Podemos e sono anche di Ahora Madrid, che è è una candidatura che abbiamo fatto attraverso la messa in comune di diverse piattaforme, partiti, piccoli partiti e anche Podemos, centri sociali e diverse associazioni del mondo e della società civile. Parlo un po' prima di Podemos e poi entro nella questione di Ahora Madrid per spiegare un po', e non è una ricetta, ma è quello che per noi è stato utile. Non si può copiare, non si può rifare nello stesso modo, ma per noi è stata una strategia che per ora è vittoriosa, anche se dobbiamo ancora arrivare a novembre. Che cosa Podemos e che rapporto ha con il 15M? Io credo che è molto importante che capiamo che Podemos non è il partito del 15M, non è il partito degli indignados. Questa è un'etichetta che ci hanno messo in media, ma che non è vera e non rispetta ciò che veramente è ed è stato il 15M, il movimento degli indignados. Podemos è una piattaforma che nasce in un momento in cui in Spagna, dopo tanti anni, vari anni, dal 15M, quindi dall'anno 2011, c'era stato un ciclo di mobilitazione molto forte. Molti movimenti, molta gente per strada, molta organizzazione popolare e anche la costruzione di un nuovo senso comune, di nuove parole che dividevano il campo politico fondamentalmente in due blocchi, che non erano più il blocco della destra e della sinistra, quindi del Partito Popolare e del Partito Socialista, ma il blocco della gente, della cittadinanza, del popolo, ognuno lo chiamava un po' come voleva, ma il concetto era sempre lo stesso, e dall'altro lato l'elite, la casta, diciamo noi. So che lì in Italia è una parola complicata, ma da noi è stato il 15M che ha iniziato a dirlo. E questa è stata la quest da lì viene Podemos, ma Podemos non è solo questo. Il movimento è stato un movimento molto grande che non ha voluto trovare una forma istituzionale, non ha voluto convertirsi in un partito e non ha voluto partecipare alle elezioni. Molti di noi che poi abbiamo partecipato al processo di Podemos e che eravamo nelle piazze nel 15M, eravamo d'accordo nel momento del 15M che non era ancora il tempo delle istituzioni. È stato nel momento in cui il ciclo di mobilitazione politica è iniziato a ridursi, è iniziato a cadere, che un gruppo di persone, un gruppo piccolo in realtà, abbiamo iniziato a pensare alla possibilità e anche alla necessità di costruire una piattaforma, un dispositivo che competisse, o non so se dice in italiano, vabbè, che entrasse o che volesse entrare nelle istituzioni. E questo ha anche a che vedere con il fatto che tanti di noi avevamo avuto delle esperienze politiche e anche professionali in America Latina, dove dalle diverse esperienze di governi progressisti avevamo capito la necessità o l'importanza della questione istituzionale. Quindi l'anno scorso abbiamo visto che c'era molta fretta in Spagna, che se non ci muovevamo in fretta, tra pochi anni il nostro paese non sarebbe più un paese di cittadini, ma un paese di servi che avevano paura, paura del futuro, e che dovevamo fare qualcosa, che il ciclo del movimento era in quel momento chiaramente stava cadendo, e quindi dovevamo provare con un'altra cosa. E quindi abbiamo fatto questa proposta politica e istituzionale, che aveva alcune caratteristiche anche molto
provocative in comparazione con ciò che la sinistra e i movimenti avevano fatto prima in Spagna. È stata una cosa che è nata attorno a una figura mediatica che è Pablo Iglesias, un compagno insegnante dell'università dove anch'io studiavo, che attraverso la sua presenza nei mezzi di comunicazione di massa è riuscito a lui quasi da solo nei primi tempi è riuscito a mettere il discorso e le parole del 15M, a farle arrivare ad ogni TV e quindi ad ogni casa del nostro paese. È stata anche una proposta politica che ha fatto una cosa che da tanto tempo i movimenti della sinistra non facevano in Spagna, che è parlare di vincere. Noi non volevamo essere più opposizione, noi non volevamo essere una parte piccola che fa pressione sulla parte grande, noi volevamo essere la parte grande. E questo discorso di esplicita voglia, di volontà, di vittoria è stato una parte fondamentale, secondo me e secondo noi, del nostro successo. E, come dicevo, non è il partito degli indignados, perché gli indignados non hanno un partito, non devono averlo, perché non volevano averlo, noi non volevamo averlo. È una cosa che va oltre gli indignados, ma raccoglie da quell'enorme mobilitazione che è successa nell'anno 2011, raccoglie da una parte l'importanza della partecipazione popolare, del desborde, diciamo noi in spagnolo, no? Quando la cosa è così grande che non si può neanche controllare, che neanche i movimenti possono fare linea, perché è così grande che nessuno può controllarlo. E dall'altra parte quel lessico e quelle categorie politiche che il 15M aveva messo nel centro dell'agenda politica e che ora, dal fatto che Podemos è ora forte ancora di più, che sono ora il centro della discussione politica, no? Che infatti hanno obbligato anche ai partiti tradizionali a organizzarsi e a parlare negli stessi termini che parlava il 15M e che ora parla Podemos, no? Quindi a parlare di democrazia, a discutere sulla democrazia, su che cosa sia democrazia e se la democrazia rappresentativa è un limite o è sufficiente. Questo era un dibattito che pochi anni fa in Spagna, 2 anni fa in Spagna, era un dibattito piccolo, un dibattito di movimento o un dibattito accademico, no? E che ora è un dibattito che si sente in TV, è un dibattito al quale i partiti tradizionali devono rispondere, no? Per difendere la democrazia rappresentativa. E questa è una delle cose che abbiamo imparato dal 15M, ma ripeto, è importante che noi facciamo il punto: né Podemos né ahora Madrid sono il partito dei movimenti, perché i movimenti non hanno un partito, e questo per noi è importante per pensare la strategia ed è anche importante per pensare qual è il rapporto una volta che noi siamo istituzione. Podemos ha deciso l'anno scorso, a novembre, che noi non ci volevamo presentare alle elezioni municipali, no? Alle elezioni locali, perché diciamo l'organizzazione non era ancora pronta, eravamo nati pochi mesi prima, c'era tanta gente con voglia di partecipare che non avevamo ancora i dispositivi per organizzare questa partecipazione in un modo democratico, e anche perché a livello locale c'erano tantissime esperienze di movimento e cittadine con le quali noi volevamo parlare, con le quali noi volevamo costruire quell'unità popolare e cittadina che secondo noi è l'unica garanzia di una vittoria nelle istituzioni. Quindi ci siamo messi a lavorare per formare questa piattaforma, Ahora Madrid, che, come dicevi prima, è una piattaforma formata da diverse esperienze, partiti, centri sociali, collettivi piccoli, associazioni di vicini, gente molto diversa che aveva un obiettivo comune, che era preparare una piattaforma politica elettorale per vincere il governo della nostra città, che era da 25 anni in mano al Partito Popolare. Questa esperienza di confluenza, non so se si dice in italiano, ma noi lo chiamiamo così, confluenza, nel senso di metterci tutti assieme, non è stata niente facile, devo dirvi. È stata un'esperienza
difficile perché eravamo gente che venivamo da luoghi diversi, anche se compagni, ma luoghi diversi, perché c'era la presenza di Podemos, che con una presenza molto determinante e anche con un interesse da parte dei media di spiegare Ahora Madrid come se fosse solo una questione di Podemos. È stata come dico, un processo difficile nel quale abbiamo dovuto cedere tanto, tutti, no? Tutti abbiamo fatto delle piccole o grandi cessioni, ma l'urgenza della responsabilità che avevamo e dell'enorme fede e confidenza che avevamo di una parte importante della cittadinanza che aspettava e che sperava che noi facessimo un modo di metterci d'accordo, ci ha messo in questa direzione. Noi non potevamo non rispondere a questa emergenza e a questa domanda cittadina, no? Quindi è stato difficile, ma l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto un po' come in Podemos, ma non solo come in Podemos. C'è stata una caratteristica anche qui che secondo me è importante puntare, perché se no non starei spiegando bene il processo e il successo, che ha a che vedere con la figura, no? Con la figura della leader, in questo caso una giudice di 70 anni, una giudice progressista conosciuta in Spagna per le sue idee e le sue posizioni progressiste, e anche lei ha avuto, come Pablo Iglesias in Podemos, questo ruolo importante di nel suo caso ancora di più, di ampliazione, di far più grande il consenso attorno a Ahora Madrid, no? Anche noi in Ahora Madrid abbiamo esplicitato questa volontà di vincere. Da tanto tempo a Madrid la sinistra era una sinistra che si collocava nella posizione del secondo, no? Di quello che solo può rispondere al grande, che è la destra, no? E da tanto tempo assumeva questa posizione, secondo noi, di vincita, no? Di essere permanentemente i vinti che solo possono fare l'opposizione, no? Noi siamo usciti e abbiamo detto: no, noi non vogliamo essere l'opposizione, noi saremo il prossimo governo di Madrid. E questa posizione di forza e di attitudine, secondo me, è stata molto importante. E poi abbiamo fatto una campagna molto, molto bella, molto nuova, molto innovativa, nel senso che è stata fondamentalmente fatta dalla gente. E la campagna è stata coordinata da vari compagni, uno di questi ero io, ed è stata una campagna così mossa dall'illusione e dall'allegria che, come il desbordo che dicevo prima del 15M, ci è capitata la stessa cosa, no? Era così grande che non avevamo la capacità di ordinare e canalizzare tutte le voglie di partecipazione. E l'abbiamo fatta su due assi fondamentali che dal 15M e da Podemos sono i due centrali della politica in Spagna, che hanno a che vedere da un lato con la democrazia, con la partecipazione, con la trasparenza, con la dimostrazione del fatto che si può fare politica in un altro modo, contando con la gente a livello individuale e con la gente a livello collettivo. Si può fare politica ascoltando e ricevendo ciò che succede fuori. E dall'altra parte, l'altro asse fondamentale, direi, avrà a che vedere logicamente con la risoluzione dell'emergenza sociale che si vive in Spagna e anche a Madrid, no? Con la paralizzazione degli sfratti, con la questione dell'alimentazione con i bambini, perché ora che arriva l'estate ci sono migliaia di bambini che in Spagna mangiano male perché non possono più andare alla scuola pubblica a mangiare, e quindi con i problemi fondamentali di ordine urgente che parlano delle condizioni di vita e della possibilità o no di una vita degna. Queste sono state i due assi fondamentali della nostra campagna e anche della nostra azione di governo, anche se siamo qui solo da una settimana. Credo che è importante, come dicevo prima, risaltare la questione della differenza tra i movimenti e Ahora Madrid, i movimenti e il governo, perché per noi abbiamo fatto questa riflessione prima in campagna, no? Prima delle elezioni, ma anche ora che siamo al governo. L'istituzione e i movimenti hanno funzioni diverse, utili tutte e due. E se
questa fosse, se questo fosse il governo dei movimenti, non ci sarebbe più nessuno da fuori che ci dicesse quando facciamo le cose male, quando ci stiamo sbagliando nel cammino, quando abbiamo puntato su un tema che non è il centrale. Noi abbiamo bisogno, come azione di governo, come istituzione fatta di compagni, logicamente, abbiamo bisogno di tanti altri compagni che da fuori ci continuano a fare l'opposizione, un'opposizione leale, un'opposizione cara, con carino, ma un'opposizione che continui a segnarci qual è il cammino, quando sbagliamo, quando facciamo le cose bene. Il che non toglie, perché noi possiamo mettere in pratica, e lo stiamo già facendo, forme di partecipazione e di gestione dell'istituzione nelle quali i movimenti hanno un ruolo centrale. Per esempio, noi stiamo mettendo ora, stiamo cominciando, ma abbiamo già iniziato le riunioni sia con le banche, sia con i movimenti contro gli sfratti e per il diritto alla casa. Stiamo mettendo un dispositivo per frenare gli sfratti e trovare un'alternativa abitazionale per tutte le persone che soffrono uno sfratto. In questo dispositivo è l'istituzione chi ha il ruolo determinante, è l'istituzione chi inizia il dispositivo, ma ha bisogno, perché non potrebbe farlo in un altro modo, ha bisogno della partecipazione e della gestione comune, combinata, coordinata, ma dentro l'istituzione, dei compagni e delle compagne che da anni sono chi frenano gli sfratti. Nessuno meglio di loro conosce la situazione della casa a Madrid, nessuno come loro conosce come trattare le persone che stanno in una situazione di sfratto. Quindi noi abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno di loro dentro, nel nostro dispositivo di intermediazione finanziaria e ipotecaria, che è questo che stiamo, come dicevo, mettendo in pratica, ma abbiamo bisogno di loro anche fuori, perché quando noi sbaglieremo, che sbaglieremo sicuro, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica, e non sia solo i media della destra o i partiti neoliberali, abbiamo bisogno di qualcuno che ci riconduca nel cammino corretto. Quindi c'è bisogno di un'autonomia dei movimenti sociali, c'è bisogno anche di un'autonomia dell'istituzione. Sono due cammini che devono correre paralleli. Devono correre paralleli se vogliamo un cambio politico e sociale ed economico nella nostra città, il che è il caso, no? Il caso di ora Madrid. Devono correre paralleli, devono toccarsi, devono a volte trovarsi, ma devono avere delle funzioni diverse e sono utili e necessarie tutte e due per provocare questo cambio e per fare in modo che la nostra presenza nell'istituzione, che l'istituzione non ci coopte, non so come si dice in italiano, non ci faccia suoi, no? Che noi continuiamo a avere un piede fuori, e questo piede fuori sono i nostri compagni e compagne dei movimenti, che continuano a fare movimento anche se noi siamo nell'istituzione. Io credo che questo che vi racconto e che quello che raccontava prima Christos di Syriza non siano ricette magiche. Credo che ogni scala territoriale, ogni dimensione territoriale e ogni paese deve trovare le sue, no? Il suo cammino. Quindi non è una ricetta, è quello che per noi è stato utile per costruire potere popolare, che in fin dei conti è ciò che conta, no? È ciò di cui abbiamo bisogno. Credo che Europa ha tanto bisogno di noi, non di noi di Podemos, non di noi di Ahora Madrid, bisogno di noi in tanti posti, bisogno di noi essendo come siamo diversi. Credo che contro la dittatura dell'austerity e contro la tristezza della troica delle istituzioni europee abbiamo bisogno di forze, di movimenti su due scale: sulla scala nazionale, che purtroppo continua ad esistere, non solo, come si diceva previamente, a livello istituzionale e ogni volta di più a livello istituzionale dell'Europa, ma anche nelle menti dei nostri concittadini. La gente, almeno in Spagna, continua a pensare alla scala nazionale come una scala utile, il che non significa che sia utile in termini economici, ma sì che continua a essere operativa in termini politici. Quindi abbiamo bisogno, secondo noi, di dispositivi di organizzazione di potere popolare a livello nazionale e anche a livello europeo, come dimostrano le manifestazioni, i cortei di Londra e di Berlino di questi ultimi giorni. La scala europea a livello europeo continua a essere uno scenario di lotta centrale per difendere il diritto alla vita degna. Questa è la nostra responsabilità. Noi in Spagna
come dicevo prima, avevamo molta fretta, come mi sembra che è successo anche in Grecia, avevamo molta fretta, per questo abbiamo assunto un'enorme responsabilità, ma credo che la dobbiamo assumere tutti, in Spagna, in Grecia, anche in Italia, in Germania, in Francia, in tutta l'Europa dobbiamo assumere la responsabilità di cambiare il rumbo ora. E compagni e compagni, come si dice in Spagna, sì se puede, quindi facciamolo. Muchas gracias.